C'era una volta una coraggiosa bambina di nome Rita, nata a Torino in una bella casetta. Aveva una sorella gemella di nome Paola e altri due fratellini di nome Gino e Nina. Sua mamma faceva la pittrice e suo papà era un ingegnere e matematico. Rita era una bambina bellissima, i suoi capelli ondulati color nero carbone contrastavano con la sua pelle rosea e con i suoi occhi azzurri come il mare. La piccola era molto vivace, curiosa e amorevole verso gli altri. Il suo sogno nel cassetto era quello di diventare una scienziata, siccome amava molto la scienza. Il papà di Rita, uomo molto severo però, pensava che le femmine dovessero essere soltanto mamme e mogli. Nonostante questo problema, la ragazza rimase sempre determinata verso il suo traguardo e grazie alla sua testardaggine e al sostegno dei fratelli riuscì a convincere il padre e a farle frequentare la facoltà di medicina. Improvvisamente, in Italia e nel resto del mondo scoppiò una brutta guerra. Rita, triste e impaurita di non poter realizzare il suo desiderio, dovette scappare e nascondersi insieme alla sua famiglia perché era ebrea. Grazie alla sua forza e al suo coraggio, in segreto decise di continuare a studiare, prima in Belgio, poi a Torino e infine a Firenze. Nella sua casa, la ragazza creò un piccolo laboratorio di ricerca dove fece molti esperimenti insieme ai suoi amici del cuore. Finalmente la guerra finì e Rita partì per la città di San Luis negli Stati Uniti d'America, dove incontrò un grande scienziato che riconobbe il suo grande lavoro e l'aiutò a realizzare il suo sogno. Restò negli Stati Uniti per molti anni, dove studiò il cervello umano e scoprì cose nuove sulle cellule nervose e sulla loro crescita. Un giorno però decise di prendere un aereo e di tornare in Italia. Con sorpresa ricevette il premio più importante del mondo, il premio Nobel per i suoi studi sul cervello. Rita non smise mai di studiare e visse realizzata per il resto della sua vita, fino ad arrivare ai suoi 103 anni, ormai vecchietta ma felice. Cari bimbi, ricordiamoci che con forza di volontà e determinazione si possono superare le sfide più dure senza mai arrenderci.